Tirato. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Allora, siccome ovviamente il ritiro deve essere direttamente dai primi firmatari, onorevole Gallinella, lei mi conferma il ritiro perché lo devono ritirare i primi firmatari? Onorevole Gagliarli, mi conferma il ritiro? Onorevole Benedetti? Bene. Onorevole Parentela? Bene. Il governo, grazie. Grazie Presidente. Allora, conformi al relatore di maggioranza, quindi l'1.3 Vabbè, se è emendamento conforme non c'è va bisogno di... bene. Grazie. Passiamo all'emendamento 1.0.1.01.01 Santelli. Vi è il parere contrario sia dei relatori... Onorevole Sisto, prego. Presidente, Forza Italia su questo provvedimento assume un atteggiamento nel senso, diciamo, algebrico, critico, nel senso che giudica alcuni passaggi, altri li condivide, su quelli su cui avrà da dire il suo lo dirà. Questo è un caso di questi primi emendamenti che, dico primi perché riguardano due norme, il 162 e il 162 bis. Qual è la ratio di questo emendamento? È quello di parificare delitti e contravvenzioni ai fini della estinzione a mezzo dell'oblazione. Dirò subito all'Aula che oggi non c'è più veramente nessun motivo per non parificare a parità di condizioni come causa estintiva delitti e contravvenzioni, non soltanto una identità di fondo, ma anche quel carattere di gravità che voleva i delitti sempre più gravi delle contravvenzioni tende a scomparire. Si pensi che molte contravvenzioni in tema di reati anche rilevanti, quali possono essere quelli, alcune importanti sul piano della sicurezza sul lavoro, ambientali, edilizi, cioè voglio dire, la contravvenzione è diventata indubbiamente ha una gravità molto spesso anche più incisiva, tenuto conto anche dell'elemento psicologico.